Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net, sicuramente l'avrete riconosciuto. Eccolo qua, Google Pixel XL, uno degli smartphone più attesi e più chiacchierati del momento. In questa recensione vi racconto come va. Google Pixel è costruito in alluminio e vetro, appare subito solido e ben rifinito, con una certa originalità sulla parte posteriore grazie ad un inserto in vetro nella parte alta che stacca sia nel colore che nel modo in cui la luce viene riflessa. Al centro un grande oblò con un veloce e preciso sensore di impronte digitali. Appena sopra, spostata sul lato sinistro, la fotocamera principale con un flash LED ed emettitore laser. Interessante la soluzione di uno spessore diverso tra parte alta e parte bassa dello smartphone, un modo per mascherare la sporgenza della cam e alloggiare una batteria maggiore senza modificare l'estetica. Sulla parte frontale il design è minimale, ma c'è anche una banda spessa sotto al display che in effetti non trova giustificazione non contenendo tasti o sensori. In generale il Pixel XL si tiene abbastanza bene in mano, non ha dimensioni esagerate ed è equilibrato nelle sue forme. Sì, mi è piaciuto esteticamente e nel touch feeling, è molto googly come direbbe il Google Assistant, pur non essendo resistente all'acqua come avrebbe dovuto per stare dietro alla concorrenza. Il display invece è un AMOLED Quad HD, ha bei colori, non troppo sparati o vivaci, ma naturali e piacevoli. Essendo un AMOLED ha tutti i vantaggi dei neri assoluti che permettono di ottenere un'ottima leggibilità del testo, unico neo invece è una luminosità massima non superiore ai 500 nits e nessun tipo di soluzione software per esaltare i colori sotto la luce diretta del sole. L'hardware a disposizione di Google Pixel XL è di primo livello, partendo dal processore Snapdragon 821, top di gamma di Qualcomm, insieme alla GPU Adreno 530, 4 GB di RAM LPDDR4 e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.0 non espandibili. Lo smartphone gira molto bene, fluido nelle operazioni di tutti i giorni, così come nella navigazione web, dove tutto fila liscio come l'olio. In generale si tratta di un prodotto molto stabile nelle prestazioni, anche se non ci ha mai dato quella sensazione di estrema reattività che invece trasmettevano Nexus 6P o più recentemente OnePlus 3. Nel gaming, solo dopo diversi minuti con giochi pesanti, si riscontra un leggero surriscaldamento nella parte alta posteriore. Buona comunque la giocabilità, anche grazie ad un audio mono, ma sufficientemente profondo e pieno. Google ha voluto creare uno smartphone completo anche dal punto di vista della connettività, infatti qui abbiamo l'LTE di categoria 12, il Wi-Fi 802.11 ABGN AC, il Bluetooth 4.2, c'è anche l'NFC. Purtroppo, come ormai da tradizione, manca la radio FM. Il segnale telefonico è sempre stabile e non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema nella connettività dati o via Wi-Fi. Non ci sono bug particolari legati all'associazione con periferiche, come invece la storia recente dei Nexus poteva far prevedere. Ed è venuto il momento di parlare della batteria, che è da 3450 mAh. È sempre stato un po' il tallone d'Achille per tutti i Nexus, il comparto autonomia. In questo caso devo dire che Google ha fatto un buon lavoro realizzando una batteria che non stupisce per autonomia, ma è adeguata insomma all'hardware con cui è equipaggiato questo smartphone. Infatti riusciamo a coprire grosso modo tutta la giornata senza troppi problemi. Non potrete utilizzarlo in maniera molto intensa per lunghe ore, però in una giornata normale arriverete a sera inoltrata con ancora un buon 10-15% di batteria residua. Se farete anche molta attenzione riuscirete addirittura a coprire un giorno e mezzo. In termini numerici si fanno tra le 4 ore e mezza e le 5 ore di display acceso, poi dipende da quello che fate in base al vostro utilizzo. Veniamo invece a parlare del software, un aspetto esclusivo dei Google Pixel. Come naturale evoluzione dei Nexus, anche i Pixel hanno Android puro nella versione 7.1 Nougat. Nonostante la semplicità del software, abbiamo trovato un'esperienza di utilizzo assolutamente piacevole e pratica, che per alcuni aspetti non ha fatto rimpiangere le personalizzazioni infarcite di funzionalità installate dai big del panorama smartphone. Il primo impatto avviene con i bellissimi sfondi animati di Google. Alcuni sfruttano immagini satellitari, altri sono concept dinamici che rendono sempre particolare la home page. Sono davvero un piccolo particolare, ma fa parte di quella gradevolezza della user experience che ci ha conquistati. C'è la modalità notturna per il display, le shortcut sulle icone di molte app che funzionano come il Press Touch, e c'è anche il multi-window che funziona con tutte le applicazioni, molto rapido. Abbiamo qualche gesture, dove la più interessante è senz'altro lo swipe sul sensore di impronte per espandere la tendina delle notifiche.
proprio queste sono il fulcro del sistema, giustamente visto che è la schermata probabilmente più visualizzata in assoluto. Si possono espandere, guardare i messaggi senza dover accedere all'applicazione e possiamo assegnare una scala di priorità ad ogni app. Nelle impostazioni potremo abilitare un piccolo tool che tiene pulita la memoria da app inutilizzate, file spazzatura e fotografie già backuppate. Eventualmente potremo anche avviare la scansione manualmente. A proposito di foto, i Google Pixel hanno la possibilità di fare un backup illimitato delle fotografie e video a risoluzione originale, una bella comodità. Infine, su Google Pixel potremo in futuro usare Google Assistant, l'assistente che sostituirà Google Now, una volta che sarà implementata la lingua italiana, probabilmente già dall'arrivo dei Pixel all'inizio del 2017. È una piccola rivoluzione per gli assistenti personali, capace di conversare quasi umanamente con voi, imparare le vostre abitudini e i vostri gusti. Può essere ironico, tirarvi sul morale, ma soprattutto avrà a disposizione l'intero internet per darvi le giuste indicazioni e per rispondere a comandi sempre più ampi. Per il momento dovrete accontentarvi di poterlo provare in inglese, comunque interessante. Sulla fotocamera non mi soffermerei più di tanto perché abbiamo fatto un focus approfondito in cui siamo andati ad analizzare proprio il comportamento del comparto fotografico sia di Pixel XL che di Google Pixel. Vi rimando quindi a questo video che trovate linkato in descrizione e ora vi racconto solo brevemente quali sono le sue prestazioni. Google Pixel XL ha un nuovo sensore rispetto al Nexus 5X e 6P, IMX378 con Face Detection Autofocus e una migliore gestione dell'HDR. L'ottica non è stabilizzata con apertura f2.0, autofocus laser e doppio flash LED. Le fotografie sono di grande qualità, specialmente di giorno, dove otteniamo scatti leggermente caldi nel bilanciamento del bianco, ma gradevoli e dettagliati. Di notte la qualità è comunque alta, ma non raggiunge il livello dei migliori top di gamma del 2016 come Galaxy S7 Edge o LG G5. Un po' troppo rumore di disturbo e talvolta il bilanciamento del bianco completamente sbagliato. Ottimi video dove la stabilizzazione digitale non ha nulla da invidiare ai sistemi ottici. Siamo arrivati alle conclusioni, quindi pro e contro di Google Pixel XL. Sicuramente mi è piaciuta molto la qualità costruttiva, devo dire che si vede la mano di HTC. Mi è piaciuto il comparto fotografico, che lo considero adeguato ad un top di gamma. E infine mi è piaciuta davvero tanto l'esperienza di utilizzo garantita dall'ultimo aggiornamento di Android, anche nella versione stock, che secondo me è quasi paragonabile per completezza e funzionalità ad uno dei software che già conosciamo, che vengono customizzati normalmente dai brand più famosi. I pro ve li ho detti, per quanto riguarda i contro vi anticipo che non ci sono veri e propri difetti, infatti vale la pena spendere qualche parola in più per fare un discorso più complesso. Infatti Google Pixel XL è uno smartphone particolare, il primo con cui Google è voluto entrare in diretta concorrenza con Apple e c'è riuscita, creando un pacchetto tutto tondo che è pronto all'uso nella sua semplicità. Certo, però questa filosofia si riflette anche nei prezzi, purtroppo veramente molto molto alti. Pensate che Google Pixel XL in Germania, ovvero l'unico paese europeo dove è attualmente disponibile, costa 899 euro, e verosimilmente a gennaio, quando arriverà in Italia, il suo prezzo si aggirerà su questa cifra. Beh, per 899 euro, secondo me, Google Pixel XL non contiene una sufficiente dose di innovazione tecnologica. Per questo video quindi è tutto, vi invito a rimanere aggiornati iscrivendovi al nostro canale e a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, oltre che ovviamente a condividerlo con i vostri amici. Un saluto da Matteo per tuttoandroid.net. Thank you.